adesso aspettiamo di vedere il pirata. Bogaert in prima posizione, eccolo là, sulla sinistra, si è tolto la bandana, sulla sinistra, bandana e occhiali via, vedete Di Grande al centro, Pantani sulla sinistra, attenzione, Pantani sulla sinistra, lo si intravede ma è già pronto per lo scatto. Per lo scatto decisivo sono gli uomini della Rabo, ma anche Bogaert, poi Jalabert, poi ecco Di Grande che si volta. Eccoci con Urri che sta dribblando, il gruppo sta cercando di riportarsi delle prime posizioni. Avete visto Pantani che è davanti a lui, Pantani che non può più gettare al vento il berrettino, ha lanciato la bandana e gli occhiali. Tre, vedete a centro gruppo Pantani e Urrich, guardateli sulla destra, Pantani, guardate la maglia gialla di Urrich, siamo forse al momento decisivo. Eccolo a Pantani ancora sulla sinistra. Rominger e adesso è gregario di Olano e parte. Ecco lo scatto di Pantani. Avevo detto due erano le possibilità per Pantani, o puntare alla vittoria di tappa o puntare alla classifica. Ecco il testa a testa più atteso. Urrich nella scia di Pantani, Urrich, poi Jalabert, Urrich recupera, Pantani sui pedali, Pantani si volta. Urrich in seconda posizione, naturalmente una differenza di rapporto. Urrich incomincia a voltarsi, questo guardare intorno, questo guardarsi in giro denota un'insicurezza da parte della maglia gialla e sta forse per pagare Urrich lo sforzo che ha dovuto effettuare. Ecco che si volta, si sposta, ecco che Pantani raggiunge Beltrán, Pantani solo all'inseguimento del corridore svizzero, ancora Urrich che si volta, cerca aiuti, chiede aiuti, Pantani prosegue concentrato. Anche Piepoli adesso si è accodato a Urrich e sta cercando di riprendere Marco Pantani. Però sta rischiando, però adesso sta perdendo terreno Urrich e continua a voltarsi. Ecco, l'avevamo già detto, proprio il continuo a voltarsi, il continuo cercare aiuti denota l'insicurezza del campione. Quando un campione è sicuro, quando un campione è certo delle proprie possibilità, non ha bisogno di voltarsi, non ha bisogno di cercare chi lo sta aiutando. Forse più lenta del previsto la progressione di Pantani, ma naturalmente mancano ancora molti chilometri. Urrich ha resistito in un primo momento, poi sta perdendo decisamente terreno. Mani basse sul manubrio, adesso alte, continua con il suo passo il pirata, doveva attaccare e ha attaccato il pirata, grande il giro, grandissimo tour. Sta difendendosi molto bene Urrich, però potrebbe pagare questo scatto, è un po' appesantita la sua azione, Pantani prosegue sempre sui pedali mentre Urrich sempre seduto e continua a voltarsi. Ecco Piepoli, arriva mentre arriva Escartin, un duello alla grande, un duello in cui sono di scena i due grandi primi attori di questo Tour de France. E non può neanche concedere molto Pantani, perché è a 4 minuti in classifica, questa salita è lunga quasi 16 chilometri ed è anche giusto che lo tenga sotto tiro, perché altrimenti Pantani va a prendere la maglia gialla. 1,48 il vantaggio di Meyer nei confronti di Pantani, Pantani che continua a macinare il suo rapporto mentre si sta organizzando l'inseguimento. Vediamo che nessuno però dà una mano, mentre vedete Luc Leblanc e Jalabert, i due corridori più popolari in Francia in questo momento. Ecco che arriva anche Bjarne-Riis in ritardo, ma arriva, forse era proprio lui l'uomo che Urrich lo atteneva, ma dalla grinta, dalla smorfia, non credo proprio che Bjarne-Riis sia in grado di dare un considerevole aiuto a Urrich. Continua intanto, bellissima, dobbiamo dire, applaudiamolo, questo Roland Meyer che ha la prima occasione di mettersi in evidenza, l'ha fatto alla grande nonostante la sfortuna. Ed eccoci nella scia di Pantani, Pantani lanciato all'inseguimento dello svizzero, lanciato all'inseguimento della maglia gialla. Questa sarà irraggiungibile oggi, però se riuscisse a guadagnare un minuto e mezzo o poco più su Urrich, il tour potrebbe accendersi e diventare veramente entusiasmante come lo è stato il Giro d'Italia. Dopo lo scatto, secondo me, ha passato qualche centinaio di metri un po' in apnea, in affanno. Adesso si sta riprendendo,
sta seguendo sempre sui pedali mani basse, quando si siede mette le mani alte sul manubrio, mentre Ulrich ha rallentato l'andatura e difatti si è fatto al suo fianco Ciarinero, mentre Piepoli è pronto in terza posizione. Mi sembra che stia andando molto bene anche Piepoli. Allora...